Ragazzi, questa è una delle pizze napoletane più buone che noi abbiamo mai mangiato. Anzi, mi spingo, la verace napoletana più buona mai mangiata da noi. Siamo qui con Vincenzo Esposito, titolare della pizzeria Carmanella, a nostro avviso la pizzeria più verace di Napoli, e oggi proviamo a replicare il suo impasto. Preparate le cornici, i quadri li porta Vincenzo Esposito. Allora, Vincenzo, guidami tu, che cosa dobbiamo fare? Allora, per fare il nostro impasto ci servono quattro cose. La biga, l'autolisi, L'alta idratazione. Su, ma me ne vado proprio. Quattro cose: farina, acqua, sale e lievito. Punto. Maestro, ma io nel mio impasto ci metto le uova e stai facendo il torto. Olio, zucchero, niente. Oh, ma quale ho le zucche? Quale ho le zucche? Per amor del cielo. Quattro cose: acqua, lievito, sale e farina. Basta. Iniziamo dalla farina. Qua abbiamo una farina zero, che va benissimo. Oltre alla 00, anche la 0 è una delle farine ideali per poter fare una pizza napoletana. Ovviamente noi stiamo utilizzando una farina di media forza, noi utilizziamo la nostra, ma potete utilizzare qualsiasi farina troviate che abbia comunque queste caratteristiche. Una cosa che però prima ti ho visto fare è, adesso che apri la farina vi faccio vedere, lui è una sorta di alveografo di Chopin per vedere la forza della farina. Ecco, vedete a cosa servono le forbici? Allora, che sacchetti E faresti? basta. A questo servono le forbici. I pizzaioli, come mio padre e tanti altri prima di lui, per capire un poco qual era la forza della farina, che non c'erano schede tecniche come ce l'abbiamo oggi, e semplicemente loro prendevano un pugno di farina, così, un pugno che doveva riuscire a restare chiuso nella mano, e stringevano forte, 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 forte. Quando aprivano, se la farina restava compatta nel pugno, significava che era una farina che aveva una forza altissima. Se si apriva subito, si slegava immediatamente, era debolissima. Se restava così e così, era media. Adesso vediamo questa. Responso. Vediamo questa. Media. Media forza. Ma quale alveografo di Chopin, signori? Vabbè, ma comunque in un modo dovevano fare loro. 1 litro d'acqua, 50 grammi di sale, 2 grammi di lievito e 1,650 kg di farina. A questo punto inizia il gioco. Si piglia la farina, la versiamo nella nostra impastatrice. Dopodiché, una volta messa la farina, ci mettiamo il lievito, lo rompiamo così. L'acqua va versata in questo modo, più della metà anche tutto insieme. Guardate il Viscusi come cerca di rubare tutte le cose che può rubare. Ci abbiamo ancora un goccio d'acqua qua però, eh. Ci andiamo a mettere il sale, con questo goccio d'acqua ci servirà dopo ad aiutare al nostro impasto ad assorbirsi tutto il sale. Tu in pizzeria usi spesso il sale rosa dell'Himalaya? Quasi sempre. L'impasto ha completamente assorbito tutti gli elementi. Alziamo. E qua sta la magia della pizza napoletana, la Ecco. sensibilità del pizzaiolo, il punto pasta, vedete? Lui sta toccando e vede se appunto l'impasto ha raggiunto la consistenza che Il desidera. punto pasta è l'ideale, quindi da questo momento in poi partono 10 minuti. Avvia timer, 10 minuti. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ecco qua, ci siamo, ragazzi. Il timer è suonato. Perfetto, ragazzi. Guardate qua. È morbido proprio. Uno dice, sai, l'impasto magari meno idratato è morbidissimo. Questo gli dà la morbidezza. Che spettacolo, che spettacolo. È molto poetico, guardalo, mi scusi. Una volta che abbiamo tirato fuori il nostro impasto, dobbiamo semplicemente a sistemarlo. Basta. Quindi dà una piega leggerissima proprio. Sì, giusto per sistemarlo. Sì. Il tempo di prenderci un caffè e lo stagliamo. Ok? Dopo il caffè siamo pronti per stagliare il nostro impasto. Io solitamente faccio i panetti di 300 grammi. Si fa in questo modo qua. Ve lo faccio vedere veloce veloce. Tanto non ci vuole Insomma. niente. Vediamo un po'. Qua, Non ci 2,95. credo. Non ci credo. 4 grammi, 2,96. Di quello è il margine di errore, 4 grammi, signori. 4 grammi. Adesso fallo tu, dai. 300 deve Ok, allora. Siamo sui 2,60, 2,60. Devi mozzarlo come una mozzarella, vai. Strozzalo, staccalo. Oh, ti immagino su 300 grammi. Oh, 3,3, scusate, l'ho tolta. 3,40. 3,40. Quindi facciamo praticamente subito lo staglio, nel senso aspettiamo 5 minuti dopo aver impastato, tempo di un caffè, poi possiamo stagliare e poi lasciamo queste qua a lievitare, temperatura ambiente per 12 ore. Esatto, sì. Ok.
Ok, l'impasto ormai ha finito la sua lievitazione e finalmente possiamo vedere il maestro Vincenzo all'opera con la sua stesura. Ci abbiamo pure due stick. Ma vi chiedete perché? Ma vi spiegam. Perché una serve per prendere l'impasto da dentro la cassetta e l'altra serve per dargli la dita alla testa quando sbaglia. Una è una stick educativa, diciamo così. Allora, io direi, facciamo stendere la prima pizza direttamente a te, così vediamo un attimo. Why you? Voi non avete idea di come stende il maestro Vincenzo. Andiamo a prendere il nostro panetto. Mettiamo un po' di farina, così, in questo modo qua, tagliamo, eccolo qua, giriamo. Signore, qua è una spugna, questo è il lato B, come si suol dire. Andiamo a stendere, la bagniamo nella farina, in questo modo qua. Voi solitamente a casa potete fare pure così, ci sono problemi. È più facile. Io faccio così. No, adesso pure io, adesso facciamo. Voglio morbidissimo. Guarda, questi devono andare a chiudere, vedi? Perché devono andare a chiudere? Perché avendo quattro panetti uno a fianco all'altro, quando lo levi dall'impasto, dalla tavola, voglio dire, scusa, nell'impasto, ha una forma quadrata oppure rettangolare, quindi quegli angoli tu con l'indice li vai a chiudere e vai a renderla. Mentre col pollice inizi a disegnare quello che poi sarà il tuo cornicione. Ah, è come se fosse una prima forma di stesura in realtà. Il cornicione va disegnato nel nostro impasto. Ci bagniamo la mano nella farina. Vedi? Guarda, vedi lo spazio che resta? Vedi? Ok. Ok, ci sei? Fino a mo' sì. Ci sei? Guarda. Oh, vedi se è formata una montagnella al centro? No, già l'hai schiacciata. Ah, non lo devo schiacciare. No, vedi? Devi disegnare il cornicione. Una volta disegnato il cornicione, andiamo a lavorare con le mani a farfalla al centro, fermandoci sempre qua. Io sto facendo un po' di fatica a seguire il maestro. Molto lentamente per farvi vedere, insomma, voi a casa leviamo la Molto lentamente. Leviamo la farina da sotto che non ci serve. Poi andiamo di slappa, no? Però non lo so se ci riesco io. Come non lo sai se ci riesco? Allora, lo slap è facile, la mano qua, senza ammaccare il cornicione lo devi proprio toccare. Poi pigli questa, così, la spingi sulla mano, così. Ecco qua, e dopo andiamo a chiuderla in questo modo qua. Perfetto. No, vabbè, quando parte è inarrivabile, poi... La precisione che c'ha lui nel farlo è incredibile. Ah, io mi accontento di questo. Va benissimo, non ti preoccupare. Io posso darti qualche. Posso guardare certo, il tuo certo. Impasto, vedere gli errori che ci stanno, gli errori che qui vedono. Il tuo impasto sono inizialmente questi, vedi? Che qua invece di ammaccare hai spinto l'impasto. Ok. Quindi sei andato a formare una piccola corda okay. Che non riuscirai mai più a levare. Ok. Non si leverà mai più. Potrai stendere ancora di più il tuo impasto centralmente, ma quella corda che si è fatta. Quando inavvertitamente invece di ammaccare hai spinto, non la levi più. Ok, perfetto. C'è mai dire. Cioè, questo è perfetto, questo qua. Un paio di cucchiaio. A me piace bella zucosa, ci mettono a poco. Poi dal centro. Ah, io la caratteristica hanno le viste di Vincenzo è che sono saporito. Cioè, poi a me mi piace bagnare, io faccio tengo un vizio, mi piace bagnare il cornicione, una cosa già fa. Non si dovrebbe andare, però sapete perché? Perché alla fine. Quando si abbuffa un giorno in tofone, esce proprio spocchi plumbavole, è troppo bello quando lo mangi. Il basilico va messo sotto, ragazzi, mi raccomando, perché il basilico se lo mettiamo sopra si brucia, lo tagliamo, lo spezziamo un po' così grossolanamente con le mani. Va bene? Ci siamo? Un po' di fior di latte, ma poco, piano. Sino che ci mangiamo. Che le ci metti? Che le ci trovo? Un po' di formaggio. E un po' d'olio. Poi normalmente quando sto in pizzeria dico sempre voglio gamma pala. La pizza si tira. Ma che delicatezza. Sì. Io posso fare pure il quadro meglio di Leonardo da Vinci, ma poi se la roba funzionale non è buona, la pizza non è colpa mia. Sappiamo quanto è importante la cottura nella pizza napoletana? Il 95%. Voglio la pizza di Carmine là, cioè non ci posso credere. Come ti sembra questa pizza, dai? La struttura dell'impasto ha fatto sì che si è formato un cornicione molto ben sviluppato, si vede che è sottile al centro come deve essere la vera pizza napoletana, guardate è un po' quasi trasparente, abbiamo fatto bella sugosa come piace a tutti quanti noi, non quelle cose secche insomma che sembrano dei crackers. Ciao signor. Se dici tu, vabbè, perché non capisci. La pizza dove sei innamorato proprio, di la verità.
Ammazzano due tubate e non ci sta più. La magia di questo impasto suo. Cioè tu puoi cambiare gli ingredienti che ci stanno sopra, puoi cambiare la cottura. Però io mi sento in pizzeria come da lui. Quella è la magia che c'ha sto impasto. Ti ringrazio per queste belle parole, ma a volte mi dicono: maestro, ma quella è l'acqua che fa la differenza. No, io so, anche se vado a Canicattì o a New York o a Brasilia, faccio la stessa pizza pure in cima in capo al mondo. Non cambia assolutamente niente. Non è che l'acqua, perché solitamente dicevo: no, noi ci buttiamo l'acqua a Napoli. Da sacca. Oh ragazzi, noi la ricetta ve l'abbiamo data. Adesso non vi resta che provarci pure voi, vi possiamo dire che, a parte la realizzazione dei panetti senza bilancio, il resto è tutto semplicissimo, quindi provateci a casa e poi ovviamente taggateci quando fate la pizza. Sì. Che vuoi dire? No, io niente, sto cercando di fare 300 grammi, ma non ci riuscirò. Ringraziamo Vincenzo Esposito per essere venuto. Grazie a voi per avermi invitato, ragazzi, è stato un piacere. Un pozzo di conoscenza. Andatevi a mangiare la pizza da Vincenzo. Ciao, adiù. Ciao, adiù. Vi vogliamo bene. Quando ci fate? 2,77, ma si vergogni!